c'è un posto, quasi ai confini del mondo, dove fuoco e ghiaccio si fondono insieme, nel quale d'estate il sole non scende mai sotto l'orizzonte e i bui e freddi mesi invernali sono illuminati dalle aurore boreali, dove le strade tolgono il fiato e la natura mette i brividi. Un posto al quale sono profondamente legato. Un posto completamente da scoprire. L'Islanda. E oggi ve la farò scoprire in tutte le sue sfumature, perché se anche voi volete vivere un viaggio in Islanda, questo è il video che fa il caso vostro. Benvenuti nella guida definitiva e più completa che possiate trovare qua su YouTube, con tutto quello che c'è da sapere per organizzare la vostra avventura in Islanda. Ma proprio tutto, non sto scherzando. Prima di partire per il nostro viaggio alla scoperta di tutte le sue meraviglie, ci sono un po' di cose che dovreste sapere per organizzare il vostro viaggio in Islanda. L'Islanda è un'isola dell'Oceano Atlantico, che sfiora il circolo polare artico. È baciata dalla corrente del Golfo e anche se geograficamente si trova in Europa, non fa parte dell'UE. Ma grazie agli accordi di Schengen si può raggiungere anche con la sola carta d'identità. Sull'isola si parla prevalentemente l'islandese, ma l'inglese è conosciuto da praticamente tutti. La moneta utilizzata è la corona islandese, ma non servirà per levare contanti. Si riesce a pagare ogni cosa con la carta. Con la carta poi? Inoltre l'Islanda è abbastanza costosa. Però tranquilli, in questo video vi svelerò anche qualche piccolo trucchetto per risparmiare. Quindi prendete carta e penna per gli appunti e ovviamente se ancora non lo fate iscrivetevi al canale e benvenuti in Islanda. La prima cosa da decidere quando si organizza un viaggio in Islanda è quando andare, quindi in che stagione andare. E beh, dipende da un sacco di fattori. In estate, che è alta stagione, tutto costerà un po' di più e ci saranno più turisti. Intorno a metà giugno avrete il sole di mezzanotte vero e proprio. Mezzanotte esatta e c'è il sole. Quindi per pochi giorni il sole non scenderà mai sotto l'orizzonte. Però in realtà da maggio ad agosto c'è luce praticamente quasi tutto il giorno, il che vi dà molta libertà a livello di itinerario. E poi in questo periodo ci sarà anche la fioritura di lupini, quindi tutto si colora di viola. Una delle cose più belle che ci sia in Islanda d'estate sono i lupini. E in questo periodo ce ne sono un sacco. Circa da inizio luglio a fine agosto saranno aperte le F-Roads e quindi sarà possibile esplorare le Highlands, gli altipiani dell'isola, raggiungibili solo in 4x4. E ci sarà un meteo leggermente migliore, sia come temperature e sia come precipitazioni. Anche se in realtà in Islanda il tempo fa un po' quel c***o che vuole. A proposito, discorso meteo, ricevo un sacco di domande tutti i giorni su Instagram riguardanti il meteo. Per esempio, come sarà la seconda settimana di marzo, quanti millimetri di pioggia il 17 aprile, che probabilità di vedere l'aurora tra il 17 e il 20 ottobre, e via discorrendo. Beh, sappiate che queste domande in Islanda non hanno nessunissimo senso. Come diceva il detto islandese, se non ti piace il tempo in Islanda, aspetta 5 minuti e sarà peggio. Il tempo in Islanda è veramente imprevedibile. Certo, ci sono delle medie, però puoi beccarti benissimo la neve a giugno come temperature miti a febbraio, puoi beccarti 10 giorni di pioggia e 10 giorni di sole che spacca le pietre. Quindi è inutile farsi troppe pippe mentali. L'unica roba da fare è quella di prendere, partire e godersi uno dei viaggi che sarà i più belli in assoluto che possiate fare, che sia tempesta o che ci sia il sole. In inverno, al contrario, ci sono pochissime ore di luce, anche se quelle poche che ci sono veramente qualcosa di assurdo. Però c'è la possibilità di vedere l'aurora boreale danzare di notte. Ah, e ho fatto anche un video specifico su come fotografare la regina della notte. Ve lo lascio qua sopra o qua sopra. È bassa stagione, quindi le strutture costano un po' meno, ma il clima è un po' meno clemente, ovviamente, e molte cose sono inaccessibili d'inverno, soprattutto ciò che è nelle F-Roads. Infatti gli altipiani sono completamente chiusi dalla prima nevicata d'autunno a quando la neve inizia a sciogliersi d'estate, di solito verso inizio luglio. D'inverno alcune strade, anche le principali, potrebbero essere chiuse per via della neve. Quindi vi consiglio sempre di tenere monitorata la situazione stradale tramite il sito Roadies, che vi indica in tempo reale le condizioni di tutte le strade. Ad ogni strada viene associato un colore.
verde quando sono aperte senza problemi, azzurro quando ci sono spot di neve, blu quando sono scivolose, viola quando sono estremamente scivolose, grigie quando c'è della neve bagnata, bianco quando sono innevate, giallo quando c'è abbastanza neve, arancione quando c'è tanta neve e rosso quando sono chiuse. Su road.is viene anche mostrato quando mediamente vengono aperte le varie F-Roads. In ogni caso, in descrizione vi lascerò tutti i link che citerò in questo video. E comunque il fatto che le strade potrebbero essere chiuse è uno dei motivi per il quale bisogna affrontare un viaggio in Islanda con una mentalità molto flessibile. Ieri stavamo andando verso Vik, dove avremmo dovuto passare i prossimi 5 giorni, solo che siamo stati bloccati da una tempesta di neve. Una volta scelto il periodo, dovete capire quanti giorni stare. L'Islanda ha una sola strada principale, la Ring Road o Ringvegur, di circa 1300 km. E se volete fare tutto il giro della Ring Road fatto bene, io vi consiglio di prendervi almeno 2 settimane. Poi in realtà il giro completo potete farlo anche in meno giorni. Il problema è che vi perdereste molte cose e passereste la maggior parte del tempo a guidare. Quindi se avete meno di 14-10 giorni, quindi una settimana più o meno, vi consiglio di concentrarvi sul sud. C'è comunque da tenere in considerazione che l'Islanda è un'isola grande e spesso le attrazioni principali sono lontane l'una dall'altra. Quindi è utile programmare in modo logico l'itinerario e i vari spostamenti. E alla fine di questo video vi darò anche qualche consiglio per creare un itinerario tanta roba. Comunque, ora che avete scelto il periodo, arriva la seconda parte, quindi quella di prenotare il volo. E questa è la parte più facile. Ci sono una marea di voli diretti per l'Islanda, da Milano, Venezia, Roma, Napoli, Bologna, gestiti da varie low cost, tipo Wizz Air o EasyJet. E se presi con discreto anticipo, sono anche piuttosto economici. L'aeroporto internazionale è quello di Keflavik, anche se ci sono moltissimi altri aeroporti usati per i voli interni. Volendo si può raggiungere anche l'Islanda in traghetto, quindi andando in macchina fino a Herchals in Danimarca e prendere il traghetto che, facendo scalo alle isole Faroe, arriva a Seyðisfjörður. L'unico problema di questa soluzione è sicuramente il tempo, perché tra andata e ritorno ti vanno via più di 2 settimane. E poi c'è anche il costo da considerare. Altra cosa molto importante in Islanda, le macchine. Avere una macchina vi rende indipendenti, quindi vi permette di fare quello che volete quando lo volete. Spesso un 4x4 non è necessario, però io ve lo consiglio sia d'inverno, per evitare problemi con la neve, e sia d'estate per avere la possibilità di andare a esplorare le Highlands. E se posso darvi un consiglio sulle macchine è quello di non risparmiare sulle assicurazioni e soprattutto di stare attenti quando si apre la porta, perché il vento potrebbe letteralmente strapparla. Inoltre, ogni qualvolta ce ne fosse la possibilità, vi consiglio di fare il pieno, perché i distributori potrebbero essere anche a molti chilometri l'uno dall'altro. Le assicurazioni, tuttavia, non coprono i danni causati dall'acqua, dagli animali, al sotto della macchina e alle porte causati dal vento. Quindi, mentre guardate un fiume, mentre siete sullo sterrato o mentre aprite la porta, occhio! E soprattutto occhio a non investire le pecore, perché d'estate ce ne sono veramente tantissime. Parlando ancora del guidare in Islanda, oltre al sito già citato, state molto attenti ai limiti. Fuori città, per esempio, quindi su quasi tutta la Ring Road ci sono i 90 all'ora, su una strada che praticamente è dritta ed è tenuta meglio di un'autostrada in Italia. Però mi raccomando, non sforate i 90 all'ora anche se vi sembra di essere fermi, perché le multe potrebbero essere molto salate. Sì, tutto bellissimo direte voi, se non che 20 km fa ci hanno fermato i poliziotti perché facevamo i 110 e ci hanno fatto la multa di 380 euro. Poi ci sono alcune strade che sono sconsigliate anche per i 4x4 normali, per esempio l'ultima parte della F249, quella che arriva a Torsmark per via del Krossa, che è uno dei fiumi più cattivi da guardare in Islanda, oppure una parte della F210, che è quella che arriva al Mælifellir. Insomma, per alcune strade vi serve per forza uno di questi bestioni. Un ultimo appunto sulle strade. In Islanda le strade possono essere asfaltate, tipo la maggior parte delle strade e la Ring Road, sterrate ma molto fattibili come alcune zone della Ring Road, ma che si possono fare anche con una macchina non 4x4, le strade di montagna contrassegnate dalla lettera F, quelle delle Highlands, e le Dirt Road o i Dirt Track, che sono quelle più cattive, dove è legale passare, però essendo che non vi fanno manutenzione è necessario per forza avere mezzi adeguati. Ecco, questo è il motivo perché probabilmente anche il nostro Defender sarà insufficiente. Dobbiamo iniziare una Dirt Track, quindi non è più una F-Road, non è più una strada ufficiale, ma comunque è legale passarci, solo che è abbastanza
impegnativa, nel senso extreme. Il cartello parla da solo. Le strade non sono a pagamento, quindi non ci sono caselli dove pagare il pedaggio. A parte un piccolo ponte vicino a Cureri, che si può facilmente evitare allungando la strada di qualche decina di minuti. A pagamento però ci sono molti parcheggi che stanno aumentando cavalcando l'onda del turismo. Infatti negli ultimi 2 anni, dove vado in Islanda molto spesso, ho visto proprio l'aumento di questi parcheggi a pagamento. Per esempio al Kirkjufell, al Thingvellir, al Parco Nazionale di Skaftafell, a Vestrorn, eccetera. Per gli alloggi invece vi consiglio di prenotare con discreto anticipo per avere più scelta e trovare anche i prezzi migliori. E soprattutto non rischiare di rimanere senza. È più buono mangiare qua. Io sinceramente ho provato un po' di tutto, dagli ostelli agli alloggi tutti per me, agli hotel extra lusso, e devo dire che non mi sono mai trovato male. Di solito prenoto tutto su booking.com o su Airbnb. Discorso campeggio invece. Che voi prendiate una tenda, un van o una macchina con la rooftop tent, dovete per forza andare in un campeggio attrezzato. Perché in Islanda il campeggio libero è vietato. Quindi, banalmente, non potete fermarvi in un parcheggio e dormire. Ma per consolarvi, ci sono più campeggi di quel che la gente pensi. E soprattutto, un'esperienza in tenda in qualche posto sperduto la consiglio a tutti. Parte più delicata. Il budget. Allora, l'Islanda è nota per essere un paese molto costoso, come tutti i paesi nordici. Quindi mettete già in conto di spendere abbastanza. Però il costo del vostro viaggio dipenderà da un sacco di fattori, come il periodo, il tipo di macchina che si noleggia, gli alloggi che si scelgono. Quindi volendo si riesce a risparmiare qualcosa. In primis sui voli, infatti scegliendo una compagnia low cost, nei momenti migliori si può risparmiare moltissimo rispetto ad altre compagnie. In più risparmierete un bel po' di soldi viaggiando solo col bagaglio a mano, quindi solo con uno zaino. E fidatevi che è possibile viaggiare in Islanda per una settimana / 2 settimane con solo uno zaino. E ve lo dico io che solitamente viaggio con solo uno zaino, di cui tipo 2/3 sono occupati di attrezzatura fotografica, quindi... Invece per gli alloggi si può risparmiare sacrificando un po' di comfort, andando per esempio in ostelli o guest house. Discorso cibo invece, per risparmiare dovreste cercare di andare nei discount tipo Bonus o Cronan e evitare i ristoranti. Certo, magari qualche serata al ristorante si può anche fare, perché anche se la maggior parte della gente dice che in Islanda si mangia male, in realtà non è proprio così. Cioè, ovviamente il costo della vita è più elevato, quindi anche i ristoranti costano di più, però non si mangia male. È buono. Buono. Poi per risparmiare, cosa che ho fatto anch'io, si può partire in più persone per dividere il costo della macchina o dei vari alloggi. Adesso, come ultima cosa di cui vi volevo parlare per quel che riguarda l'organizzazione del viaggio, è l'attrezzatura fotografica da portare. Anche qua ho fatto parecchi video e ve li lascio qua sopra nelle schede, quindi andatevi a recuperare. Dunque, cosa portare in Islanda per i vostri scatti? Allora, in primis macchinetta fotografica ovviamente, che in questo momento è lì che mi sta registrando. Poi vi consiglio un grandangolo luminoso per le foto paesaggistiche e soprattutto eventualmente per le foto all'aurora. E anche su come si fotografa l'aurora ci ho già fatto un video. Comunque tutta la mia attrezzatura la trovate in descrizione in un link Amazon, il quale mi genera delle piccolissime commissioni se fate acquisti tramite quel link. Quindi se volete supportare il canale, cliccate sopra il link Amazon, comprate quello che volete, anche non mia attrezzatura. Insomma, ve ne sarei molto grato. Poi altro obiettivo che in questo momento mi sta registrando insieme alla mia macchinetta è un tofare o comunque un medio tele per fotografare magari dettagli o per fare un po' di foto di animali come i puffin o le balene. Altra cosa utile sono i filtri ND per fare delle lunghe esposizioni, per esempio alle cascate, e soprattutto un buon cavalletto. E se in valigia vi ci sta anche il drone, sarebbe cosa buona e giusta, soprattutto perché in Islanda con il drone escono di quelle cose assurde. Io di solito ce lo faccio stare, anche se, cosa che non tutti sanno, per volare in Islanda col drone non è così semplice come tutti credono. Vai là col drone e lo faccio partire. In tanti posti è così, però in tanti altri ci sono delle regole severe da rispettare. Sul drone deve esserci un'etichetta di riconoscimento, come in Italia d'altronde. Bisogna volare sempre a vista, non sorvolare persone e non rompere le palle agli animali. In alcuni luoghi, i più famosi e turistici, tipo le varie cascate, Rinisfjara o Stroccur, è espressamente vietato da appositi cartelli, e lì non ci sono motivazioni che tengano. Invece per i parchi nazionali c'è la possibilità di chiedere un permesso,
E siccome i parchi nazionali coprono gran parte dell'isola, è bene essere in regola. Vi lascio in descrizione il link per avere tutti i permessi. Anche perché il parco nazionale del Vatnajökull, che è il parco nazionale più grande d'Europa, copre quasi un sesto o un settimo dell'isola. E non dite, ma sì, tanto in Islanda non c'è nessuno che controlla, perché non sapete di cosa sono capaci gli islandesi. E anche qui le multe sono piuttosto salate, quindi è meglio essere in regola. Fidatevi di un amico. Altra domanda gettonatissima: come vestirsi in Islanda? Ne ho già parlato in un paio di video su cosa mi porto sia d'inverno che d'estate. Però facendo un brevissimo recap, vestirsi a strati sia d'inverno che d'estate, impermeabile must have, non portatevi l'ombrello perché è inutile, scarpe da tecniche che siano un giusto compromesso tra comodità e tecnicità, cappello, guanti, maglia termica, eccetera. Poi dipende anche molto da voi e da quanto soffrite il freddo. Io andrei con meno 20 anche in maniche corte. E soprattutto dal periodo in cui andate. Per esempio d'inverno vi consiglio uno strato termico aggiuntivo. Ah, e cosa indispensabile, il costume da bagno. Parlando dei tour, secondo me non sono indispensabili. O almeno, non tutti. Sicuramente per andare nelle grotte di un ghiacciaio potrebbero essere un'ottima soluzione. O con i cavalli, o per le balene. Ma se siete autonomi, vi sconsiglio gli altri. Anche quelli per l'aurora non sono così indispensabili, infatti con un minimo di studio e di esperienza si può vedere molto facilmente. Perché, diciamocelo chiaramente, non è solo una questione di culo. Certo, è una variabile fondamentale anche quello, però non è tutto. Ne avevo già parlato in un video, però vi faccio un breve riassunto spiegandovi meglio alcuni dettagli. Primo bisogna controllare le previsioni a lungo termine. Anche se sono solo previsioni e non è detto che si verificano, però ci danno un'indicazione delle probabilità teoriche che avremo una volta sul posto. Previsioni a lungo termine sono di 27 giorni e si aggiornano ogni lunedì alle 12 ora UTC, quindi alle 13 ora italiana. E io di solito le controllo dal sito dell'Istituto Geofisico dell'Alaska, però in realtà qualsiasi app dell'Aurora le indica. Quindi è abbastanza indifferente perché provengono tutte dagli stessi dati. Ovviamente queste previsioni sono affidabili a un 50% perché analizzano dei trend. Quindi appunto si basano sul fatto che il sole abbia delle attività cicliche e quindi con i loro calcoli vanno a prevedere quando si verificheranno degli altri eventi solari. Secondo e molto più importante, una volta sul posto è fondamentale controllare l'attività solare in tempo reale, per esempio su app o siti come Space Weather Live, quello che uso io. E i dati più importanti sono velocità del vento solare, densità del vento solare e l'indice BZ. Soprattutto questo, se ha valori molto negativi, quindi sotto ai meno 5, indica l'aurora praticamente sicura, almeno quasi sicura. Infatti, per avere la massima possibilità, anche l'ovale aurorale deve passare nel posto in cui siete voi. E questo si può verificare tramite praticamente tutte le app di Aurora. E cosa ancora più importante, non ci devono essere nuvole. Quindi per controllare i buchi di cielo e per muoversi di conseguenza è utile controllare siti come vedur.is o windy.com. Ecco, questo sito è un altro di quelli da tenere in considerazione per un viaggio in Islanda. C'è un po' di tutto, ma le cose più importanti sono le previsioni meteorologiche e le previsioni aurora con annessa copertura nuvolosa. E sottolineo previsioni, perché sia meteo che aurora sono difficili da prevedere esattamente, soprattutto in Islanda. Infine vi do alcuni utili tips per godervi al massimo il viaggio e per rispettare questa bellissima terra. 1. Non avventuratevi sui ghiacciai da soli, è molto pericoloso per via dei crepacci che possono essere nascosti. 2. Vietato fare off-road con le macchine, quindi mai lasciare la strada tracciata per nessun motivo. Il terreno è così fragile che i solchi lasciati dalle ruote in pochi anni possono diventare veri e propri canyon. È così che è nato il canyon Fjallraglihur. No, ok, questa era una 3. Vietato calpestare il muschio. Come hanno fatto in passato nei loro video Justin Bieber o Major Lazer, o come fanno tuttora moltissimi influencer poco informati. Perché una volta che il muschio viene pestato, muore, e per ricrescere può metterci decine d'anni. 4. Rispettare i cartelli. Per esempio, se c'è un cartello dove c'è scritto di non avvicinarsi alle onde, ci sarà pure un motivo. Però che palle sti divieti, parliamo anche un po' di cose belle. In Islanda quasi tutta l'acqua è potabile, quindi potete ricaricare dai fiumi la vostra borraccia. Poi non ci sono animali pericolosi, a parte qualche orso che naufraga dal Polo Nord a bordo di iceberg, ma che è comunque molto raro. E non ci sono né zecche né zanzare. Ma non è che non ci siano insetti, infatti d'estate è pienissimo di moscerini. Oltre alla Blue Lagoon, ci sono veramente una marea di hot spring gratis, alcune abbastanza conosciute, ma altre dove potrebbe capitarvi di essere solo voi anche in pienissima stagione. Ah, scrivetemi nei commenti se volete che faccia un video con tutte le hot spring di Islanda, anche quelle più segrete, tipo questa qua.
diciamo che questo è tutto quello che dovreste sapere per organizzare un vostro viaggio in Islanda. E se vi aspettavate che vi parlassi anche di tutti i posti da vedere, beh, non è questo il video in cui lo farò, perché altrimenti verrebbe un video di tipo 5 ore. Però tranquilli che quel video lo sto preparando, anzi probabilmente saranno più video e saranno veramente tantissima roba. Perché parlerò delle Vestmannaeyjar, dei fiordi occidentali, di tutto il sud, delle Highlands, insomma praticamente di tutto. Ah, arriverà anche un video a cui tengo moltissimo, che sarà una guida sulle Highlands. Quindi se ancora non lo fate iscrivetevi al canale. E adesso, per concludere, come vi avevo promesso, vi mostro come creo un mio itinerario base per una settimana in Islanda, che spesso è quello che la maggior parte della gente fa. Facciamo finta di aver scelto come periodo marzo, che è un buon periodo perché c'è la probabilità di vedere l'aurora, le ore di luce iniziano ad aumentare. Come intensità di viaggio metterei un livello medio, quindi non una barra due cose al giorno come fanno tantissimi, però nemmeno un viaggio classico dei miei dove in un giorno si arrivano a vedere 70 cose, ecco, una via di mezzo. Insomma, calcoliamo i tempi almeno per dormire. Sì, perché di solito nei miei viaggi non si dorme, ma questi sono dettagli. Vado come prima cosa su Skyscanner e prendo i voli. Poi noleggio la macchina su Rental Cars o su Discover Cars, essendo che non mi serviranno macchine particolari tipo Super Jeep. Uso questi due siti perché ho provato moltissime compagnie di noleggio macchina e mi sono sempre trovato molto bene. Poi è il momento dell'itinerario e conseguentemente anche della prenotazione delle strutture. Iniziamo dal giorno 1. Sbarchiamo ipoteticamente a Keflavik in tarda mattinata. E dopo aver noleggiato la macchina, subito spesa il bonus e poi Circolo d'Oro. Il Circolo d'Oro è una serie di attrazioni poco distante dalla capitale, che includono Gullfoss, Strokkur e il parco di Thimbellir. La sera invece mi concederei un bagno caldo a Reykjadalur. In realtà io ci andrei anche di notte, perché di giorno sta diventando un luogo piuttosto famoso e si rischia di trovare tanta gente. Io le volte in cui sono stato praticamente sempre di notte e ero da solo, per ovvie ragioni. Secondo giorno, direzione Cascate del Sud, prima Seljalandsfoss insieme a Gljúfrabui, poi Skógafoss con Kvernfoss e poi direzione Vik, magari con una sosta di Rolei. Il giorno 3 invece mi sveglierei a Vik, dove c'è la famosissima spiaggia di Reynisfjara con i faraglioni di Reynisdranger, la chiesetta, ma soprattutto i salterelli vicino alla pista di atletica, imperdibili. Poi in realtà dietro a quei salterelli lì c'è un altro spot per vedere i faraglioni di Reynisdranger dalla spiaggia di Vik, quindi anche quel posto lì in metta. E poi si può subito partire verso est, quindi farsi una sosta a Fjall del Gljúfur e al campo di lava derivato dall'ultima eruzione del Laki, e che ora è un tappeto bellissimo di muschio verde, molto suggestivo. E quindi arriverai fino più o meno a Kirkjubæjarklostur. Giorno 4 si va verso il ghiacciaio più grande d'Europa, per massa ma secondo per estensione, il Vatnajökull. E dopo aver passato lo Skerry da Sandur, che è il Sandur più grande del mondo, arriverai al parco nazionale di Skaftafell. Lì ce n'è da fare, c'è la lingua di ghiaccio dello Skaftafell-Jökull, c'è Svartifoss, c'è tutto un piccolo sentiero che va su per i monti di Skaftafell, quindi abbastanza carino. E poi, continuando verso est, iniziano tutte le varie lingue del Vatnajökull e ce ne sono veramente tantissime. Le più famose sono quelle che creano la laguna di Fjallasarlón e ovviamente la lingua più famosa è quella del Breiðamerkur-Jökull, quella che crea la laguna glaciale di Jökulsárlón. Perché tra l'altro quello è il lago più profondo di Islanda, ma ne parleremo bene nel video, vi spiegherò tutto quello che c'è da vedere in maniera un po' più approfondita. E di fronte a Jökulsárlón c'è anche la famosissima Diamond Beach. Riguardo la Diamond Beach, ne parleremo sempre in quel video, però se non trovate ghiaccioli, è normale, non è che ci sia sempre pieno di ghiaccioli, dipende moltissimo dalle temperature, dal vento che spinge gli iceberg, da un sacco di fattori, lo stesso se non trovate gli iceberg nella laguna glaciale, perché potrebbero essere tutti spostati in una parte della laguna dal vento, essendo che è enorme. Potrebbe dare anche l'impressione che non ce ne siano, però è comunque figo anche se non ci sono gli iceberg o i ghiaccioli. Però prima di arrivare a queste lagune, se non c'è troppa neve, perché a marzo potrebbe esserci troppa neve, sarebbe figo fare un trekking a Múlagöngur, ma vi spiegherò come arrivarci sempre in quel video specifico. E poi se volete farmi una bella tirata, diretti verso Ofne, che si pronuncia qualcosa come Op. Da lì il giorno dopo, quindi quinto giorno, Vestrorn, e questa è la parte più, diciamo, orientale del nostro itinerario. E poi si ritorna verso il Jökulsárlón per fare una visita alle grotte di ghiaccio del Breiðamerkur-Jökull. E quindi, in questo caso, prenoto l'attività su Guide to Iceland. Io mi sono sempre trovato bene su questo sito, però volendo potete prenotare anche su Guide to Guide, dove volete, insomma. Però comunque per andare in ghiacciaio, mi raccomando, serve la guida, non avventuratevi da soli, perché
rimanete dentro al ghiaccio. E poi, verso la sera del quinto giorno, ritorno verso Vik, magari con sosta nei posti in cui vi siete fermati all'andata. Il giorno 6, partendo da Vik, potreste andare in direzione ovest, quindi ritornare verso la capitale, con varie soste, per esempio al famosissimo aeroporto nel Soleima Sandur, e poi magari sosta alle cascate che avete già visto all'andata, le più famose Skollefoss o Seljansfoss, se all'andata le condizioni non erano proprio quelle più favorevoli, soprattutto se siete dei fotografi malati come me. Giorno 7 invece, visita Reykjavik. Certo, forse ho tralasciato un po' il discorso Reykjavik, io sono un po' più del team natura, però in realtà anche nella capitale ci sono un sacco di cose da vedere a livello storico, culturale, musei, non musei, robe da mangiare, quindi sta anche a voi decidere quanto tempo dedicarvici. E niente, siamo al settimo giorno, quindi ultimo giorno, direzione aeroporto di Keflavik, con magari qualche sosta andando verso l'aeroporto nella penisola del Reykjanes. Ci sono robe fighissime anche lì, c'è pieno di roba anche lì, tipo la zona di Gunnuver o di Kljusuvik, sono entrambe zone geotermali. Ah, non ho messo la Blue Lagoon, che peccato! Ovviamente questa è solo un'idea di itinerario, proprio base, quella che vi vendono se è la prima volta che andate in Islanda, per capirci. Però se è la prima volta che venite, appunto, ci potrebbe stare alla grande. Ovviamente quando farò uscire quel famoso video dove vi parlerò di tutte le cose da vedere in Islanda, avrete anche molti più spunti per creare il vostro itinerario, un po' più complesso e un po' meno classico di questo, diciamo. Ah, un altro consiglio: quando create l'itinerario usate sempre Google Maps per farvi un calcolo delle distanze, soprattutto dei tempi, che può non sembrare, ma le distanze sono veramente lunghe, i tempi potrebbero essere di ore e ore di macchina. Direi che con questo ho finito veramente, noi ci rivediamo nel prossimo video, ma soprattutto ci vediamo in giro per il mondo. L'Islanda è uno di quei posti che ti fa innamorare, dalla prima volta che vedi le sue scogliere atterrando. Ma ti sa anche far piangere, mostrandoti spettacolari aurore, oppure quando la saluti dal finestrino dell'aereo. Spero di esservi stato utile con questo video, che racchiude tutto quello che ho imparato da una terra che io non ho scelto, ma è stata lei a scegliere me.